possiamo produrre periodicamente, settimanalmente o mensilmente dei report. Dei report sia di utilizzo macchinari, sia di produzione, numero di pezzi, OIE, eccetera, ma anche e soprattutto di insight sul consumo energetico, che ora vi vado a mostrare. Arriviamo addirittura a calcolare il footprint di carbonio della linea che viene monitorata in termini di CO2 equivalente emessa, ma soprattutto arriviamo a calcolare il costo energetico per pezzo prodotto, che è quello che è altamente probabile il perito poi vada a chiedere come elemento di misura dell'efficientamento energetico del processo che andiamo a prendere in essere per il piano transizione 5.0, perché è quello che siamo pagati a dimostrare. Ci viene chiesto di dimostrare che il processo di produzione di un bene è stato efficientato in termini energetici. Vi faccio vedere qualcosa live. Aprendo la piattaforma Zerint si vede lo stato dei macchinari e già qua uno inizia a capire come sta andando l'utilizzo dei nostri macchinari. Se andiamo nella sezione consumi, voi vedete che Zerint valorizza i consumi già come contributo della produzione o contributo dei macchinari ausiliari. E già questa è un'informazione molto importante per andare a comprendere come i nostri processi sono stati o meno impattati dall'intervento 5.0. Ma il trucco qui è mettere da parte il più possibile informazioni. Per fare questo, noi abbiamo creato gli smart report. Gli smart report sono dei documenti in PDF che periodicamente la nostra piattaforma produce e che consentono quindi al manager, al direttore di produzione, di archiviare informazioni che poi userà per la certificazione ex post ed ex ante. Io qui ne ho preparato uno, se lo si scarica, come vedete, è un PDF, lo mettiamo da qualche parte e lo apriamo. E questo è quello che ottenete. Un documento diviso in numerose sezioni con un'analisi dettagliata dei consumi energetici. Il sommario è una sintesi che viene prodotta da Zero, il nostro sistema di intelligenza artificiale che legge il documento e ne crea una sintesi. E poi si va nel dettaglio delle varie sezioni. Per esempio, abbiamo il consumo totale, l'equivalente economico alla luce del costo dell'energia che acquistiamo di questo consumo. Poi abbiamo la distribuzione del consumo nei giorni. Questo è un report settimanale e quindi lo abbiamo su 7 giorni. Abbiamo i picchi di consumo energetico come potenza istantanea che aiutano gli energy manager a capire come meglio distribuire i carichi. Abbiamo l'equivalente di CO2, la CO2 equivalente in termini di chilogrammi emessa dalla nostra produzione in questa settimana. E poi abbiamo l'analisi dei consumi e dei costi per stato del macchinario. Quindi noi in questa azienda consumiamo 35 kWh per le macchine in produzione, mentre invece purtroppo abbiamo un consumo di 7 kWh per le macchine che sono in stato idle sulla settimana. Si arriva fino a poter oggettivare il consumo e i costi energetici per turno di lavoro. Anche questa cosa molto importante, perché magari noi nel contesto del piano Transizione 5.0 non compriamo solo macchinari, ma facciamo anche una riorganizzazione aziendale, quindi decidiamo di aprire, perché so, un nuovo turno o cambiare il modo in cui turniamo. Qui abbiamo un'oggettivazione di come i consumi si vanno a distribuire e di che delta abbiamo rispetto al periodo precedente, rispetto ai 3 mesi precedenti, e addirittura che variabilità di consumo abbiamo tra i turni. Si arriva poi a vedere l'analisi della distribuzione giorno giorno dei consumi per singolo turno e infine i consumi per macchinario. Cioè, sulla settimana in questo caso, quanto ogni macchinario va a contribuire
sul totale dei consumi. E per poi andare in un ulteriore dettaglio per i soli macchinari da produzione o per i soli macchinari ausiliari. Sempre tutto con una serie di tabelle, con tutti i confronti per il periodo precedente, i 3 mesi precedenti, eccetera. Come vedete, io questo non è certo il contesto adatto per andare nel super dettaglio di questo documento. Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori approfondimenti, ma come vedete, questi sono dei documenti che noi abbiamo prodotto grazie al supporto di periti con cui da tempo abbiamo avuto delle collaborazioni e grazie alle esperienze che abbiamo avuto sul campo in altre aziende e siamo sicuri che un report di questo tipo sia più che sufficiente per iniziare ad oggettivare i consumi di fabbrica e mettere i periti in condizione di poter produrre quelle certificazioni che poi di fatto saranno il cuore del processo di accesso agli incentivi Transizione 5.0.